piacere, ti ringraziamo comunque per aver scelto Cagliari comunque come sede di questa bellissima iniziativa. Mi volevo ricollegare, sono assolutamente d'accordo con quello detto da Alessia e da Valeria. Mi è piaciuto un passaggio, soprattutto anche dell'intervento del rettore, dove non l'ha detto usando questa parola, ma noi dobbiamo comunque eliminare l'egoismo che ogni tanto ci può magari interessare e dare una mano comunque al nostro collega o comunque ricevere un aiuto anche dai nostri colleghi, fare gruppo, perché comunque anche in questa situazione il contatto, la socialità sono una delle cose che hanno avuto un calo maggiore, il non potersi vedere, la vita universitaria. Io, Alessia e Valeria l'abbiamo comunque conosciuta completamente in presenza, essendo comunque abbastanza avanti negli studi, e abbiamo visto proprio il cambiamento della vita universitaria. La vita universitaria era vedersi in biblioteca, studiare tutti insieme, in gruppo, darsi una mano, chi arriva in un certo punto, e magari chi è ferrato più in un determinato esame aiuta gli altri. Tutto questo, secondo me, dobbiamo continuare a farlo, anche perché, come diceva Alessia, il fattore psicologico potrebbe comunque rallentare e far abbandonare qualcuno gli studi o comunque fermarsi nella vita. Questo non deve mai succedere, perché anche nei momenti più difficili si deve sempre riuscire ad andare avanti, e secondo me l'aiuto degli altri è fondamentale. L'essere tutti insieme è davvero fondamentale per questo. Senti, tu sei anche presidente del Consiglio degli Studenti dell'Università. Qual è l'atmosfera all'interno dell'Università? A me piace molto sentire i vostri passaggi, le vostre testimonianze di coraggio, di energia, ma ci sono ragazzi che sono realmente in difficoltà in questo momento? Assolutamente. Noi, come sai, in Sardegna adesso ci troviamo in zona rossa, quindi molti servizi dell'università sono tornati completamente in presenza, a distanza, scusami. Questo sta pesando comunque per molti studenti. L'utilizzo, per esempio, delle biblioteche, che è un servizio comunque indispensabile per la vita universitaria. E davvero noi cerchiamo, anche come rappresentanti, noi tutti e tre siamo rappresentanti, cerchiamo di dare il nostro supporto più grande sia all'Ateneo, che sta facendo comunque un grande lavoro per darci tutti gli aiuti possibili in questa situazione, ma anche noi cerchiamo di stare vicini ai nostri colleghi e di aiutarli in tutti i modi possibili.